È un patrimonio straordinario quello raccontato dall'itinerario archeologico, percorso di promozione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord all'interno del progetto Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino. La provincia di Pesaro Urbino ha un patrimonio archeologico di grande importanza a livello mondiale. Qui passava l'antica consolare Flaminia che collegava Roma a Rimini e tutti i comuni che fanno parte dell'antica consolare Flaminia sono all'interno dell'itinerario della bellezza e quindi nella guida dell'itinerario archeologico trovano spazio i musei e i ritrovamenti archeologici di tutti questi comuni, da Cantiano a Pesaro. Questa terza edizione dell'itinerario archeologico propone importanti novità come l'avvenuta costituzione della rete museale della Via Flaminia, il rinnovato Museo Liveriano di Pesaro e non solo. Il Museo Archeologico di Cantiano, il Museo Archeologico di San Lorenzo in Campo e poi abbiamo voluto dare un giusto spazio a questa rete museale della Flaminia, questo progetto tematico che ha voluto, approvato dalla Regione Marche con la nomina dei direttori di rete e peraltro per noi è molto importante perché in questa Flaminia, via Flaminia, noi gestiamo due musei che sono quelli di Cagli e quello di Fossombrone, oltre a quello di Pergola, quello del Museo dei Bronzi Dorati, che ovviamente è al di fuori del percorso della Flaminia. Il progetto è realizzato con il sostegno di Camera di Commercio delle Marche, Ente Bilaterale Provinciale Commercio e Turismo e Riviera Banca. La conferenza di presentazione si è svolta nella meravigliosa cornice del Teatro di San Lorenzo in Campo. Parte da San Lorenzo in Campo la terza edizione dell'itinerario archeologico di Confcommercio Marche Nord. Non potevamo mancare a questo appuntamento, l'adesione agli itinerari della bellezza da parte del nostro comune è avvenuta circa 2 anni fa, ma quest'anno è la prima volta che siamo stati inseriti all'interno della guida dell'itinerario archeologico. Palazzo della Rovere, un palazzo del XVI secolo, Teatro Mario Tiberini, un teatro ottocentesco intitolato al nostro concittadino più illustre che era un tenore appunto del XIX secolo, questo palazzo ospita al suo interno anche un importante museo archeologico che è quello del territorio di Suasa, città romana che è a pochissimi chilometri da qua, appena 3 chilometri, e non potevamo assolutamente mancare perché un teatro è un museo molto importante in quanto non solo fa vedere quello che c'era a Suasa, ma fa vedere tutta l'evoluzione del territorio, della vallata, di questa zona a partire dall'era preistorica sino alle soglie del Medioevo. Quindi dobbiamo soltanto mostrarle queste bellezze, farle conoscere e il progetto dell'itinerario della bellezza di Confcommercio fa appunto questo, ovvero da un aiuto straordinario ai piccoli comuni come il nostro a fare rete.